Grazie. Ma per quanto riguarda la descrizione di cattivo, non la rinnego. Se con cattivo si intende uno che pretende il rispetto delle regole. La differenza fra un magistrato che applica la legge e un signore che fa dei soprusi sull'uso della forza, la differenza fra la prevaricazione del più forte e l'amministrazione della giustizia sta precisamente nel rispetto delle regole. E allora neppure per bontà si possono violare le regole. Perché se posso fare un favore a qualcuno, quando non lo faccio, allora sì che sono cattivo. Ma io non posso fare né favori né dispetti. Devo darmi delle regole e applicarle. In questo consiste l'essenza dell'amministrazione della giustizia, non in altro. La grazia aspetta al sovrano, al capo dello Stato, non a me. E allora, anche nel dibattito di questa sera, io credo che ci si debba attenere alle regole, alla costante interpretazione delle regole e al dibattito intorno alle regole. Io ho discusso molte volte con Marcello Andreoli e di qualcuna di queste discussioni vi è persino traccia nel libro, le cause di Tangentopoli, i nostri comportamenti qualche volta. Lei ha sintetizzato il mio pensiero scrivendo brutalmente che io dico che Tangentopoli è scoppiata perché sono finiti i soldi. Io sono perfettamente d'accordo col senatore Cossiga quando dice che questo Paese ben può reggere il costo delle tangenti. Io contesto che questo Paese possa reggere il costo dell'inefficienza che le tangenti hanno determinato, che è una cosa diversa. Questo Paese ha accumulato 2 milioni di miliardi di debito pubblico, dissipato sostanzialmente in una corruzione generale alla ricerca del consenso. Quel consenso che non si riusciva ad ottenere sui valori è stato comprato coi favori. Tenga presente che si chiama stato assistenziale la corruzione di cui è parte. Stato assistenziale quando assiste, quando fa mercimonio della sovranità in cambio del consenso, forse non è più solo stato assistenziale, è stato clientelare, che è qualcosa di più degenerativo. Marcello Andreoli insinuava sempre il dubbio, insinua il dubbio anche nel libro, invece, che noi tutto sommato siamo, se non guidati, perlomeno lasciati andare da qualcuno o qualcosa che ci ritiene funzionali ai suoi disegni. In sintesi, il grande vecchio. Ecco, io con una battuta le ho detto prima che la seconda fondazione che guida i destini dell'universo c'è soltanto nei romanzi di Asimov. La realtà è molto più complessa. Io credo che tutti noi, ciascun essere umano, sia un po' come delle foglie portate dal vento. Non so più chi diceva, a proposito dei politici, che la politica dipende da loro più o meno come il tempo dei meteorologi. I più bravi sono quelli che riescono a prevedere quello che accadrà. Solo qualche gigante, qualche volta, nei millenni, riesce a dominare gli avvenimenti. Tutti gli altri ne sono portati. E in questo senso noi siamo trasportati, esattamente come qualunque altra persona. Però io non credo che sia stato possibile veramente che qualcuno ci abbia guidato. Certo, ci hanno provato in tanti, in tantissimi, ci provano tutti i giorni. Ogni santo giorno noi troviamo qualcuno che cerca, dopo essersi messo a riflettere per bene, essersi consultato, aver fatto la lista delle cose da dirci e di quelle da non dirci, che cerca di guidarci a colpire dove vuole lui, o di portarci a colpire lungo le linee di minore resistenza, o di evitare comunque i danni maggiori. Lo sappiamo. Abbiamo imparato però che non funziona, perché in genere di lì a qualche giorno, a qualche settimana o al massimo qualche mese gli ritorna come un boomerang quello che non ci aveva raccontato. Perché sono così tanti i fatti, così tante le persone coinvolte che nessuno è seriamente in grado di guidare gli avvenimenti. Tutti ci provano, ma nessuno è in grado di farlo. Sono così tanti quelli che vogliono usarci che le finalità diverse che ognuno persegue si annullano a vicenda. E tutto sommato andiamo secondo la più totale e assoluta casualità. A volte mi sono divertito a leggere sui giornali che ci attribuivano brillanti strategie. E confrontavo quello che leggevo, l'interpretazione nobile dei nostri comportamenti, con l'assoluta casualità invece che li aveva determinati. Mi veniva in mente una battuta che in ambito di giurisprudenza io faccio agli uditori giudiziari, gli dico: state bene attenti a quello che fate nell'esercizio delle vostre funzioni,
perché una stupidaggine in una media sede giudiziaria è una stupidaggine. A Milano è un nuovo orientamento giurisprudenziale. Troverete qualcuno che sulle riviste giustifica la vostra decisione. E qui, qui accade un po' la stessa cosa. Ecco, io credo allora che se non sia possibile che siamo stati guidati, se non sia possibile pensare che siamo semplicemente il frutto di un disegno, bisogna interrogarsi su che cosa ha reso possibile questa indagine. E sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto prima il senatore Cossiga, si sono aperte delle opportunità che prima non c'erano, si è allentata una pressione non tanto sui magistrati, perché ogni tanto qualcuno mi chiede perché prima non facevate i processi. A me sembra di vivere in un paese dove la gente non si ricorda le cose. Ma come non facciamo i processi? Ne abbiamo fatti decine, centinaia, magari non avevano brillanti risultati. Ma vi siete dimenticati di come si arrabbiavano quando li facevamo i processi? Questo dimostra che li facevamo. Oggi è di moda dire, specie da parte di imputati eccellenti, lo sapevano tutti. A parte che io non lo sapevo. Ma non lo sapevano anche. Ecco, quindi già qui siamo... Bugiardo o sciocco, capivo che c'era del marcio in Italia, non in Danimarca, ma non avevo idea che fosse così. Ecco, già qui posso siamo in parecchio. Posso essere usato bugiardo o ingenuo? Lascio scegliere perché non posso scegliere. Ma faccio soltanto una considerazione. Ma vi ricordate tutte le volte che qualcuno finiva sotto processo? Che gazzarra veniva fatta perché si diceva sempre che quello era innocente e che era un complotto dei magistrati. Adesso ci vengono a dire, ma lo sapevano tutti. Non lo sapevano affatto tutti. Una buona parte di persone che stavano al vertice della vita politica lo sapevano. Io mi chiedo come facessero a non arrossire mentre facevano gli sdegnati gridando ai complotti. Ma certo, la tensione si è allentata, la pressione si è allentata, le occasioni si sono aperte. Però non c'è ancora la consapevolezza della profonda crisi di legalità che ha attraversato e attraversa questo Paese. Certo, sono d'accordo, le radici sono nella divisione ideologica del pianeta, nei blocchi contrapposti, nella perdita dell'identità nazionale. Però sono anche molto più profondi e ne risentiamo tutti. La secolarizzazione della nostra cultura cattolica ha avuto effetti devastanti. E io sono d'accordo con lei quando dice che ci sarebbe voluta una grande confessione. Ho anche sentito qualcuno farla, e però dopo la confessione c'è la penitenza. Qui invece si voleva la confessione sostitutiva della penitenza, che è una cosa diversa. Quando qualcuno ha rivendicato la responsabilità politica, era una cosa veramente curiosa, perché io sentivo illustri uomini politici, o illustri fino a quel momento, raggiunti da gravissimi indizi, dire: mi assumo la responsabilità politica di quello che è successo. Dopodiché restavano tranquillamente al loro posto. Ma a parte che la responsabilità politica è qualcosa di più ampio della responsabilità penale. La responsabilità politica significa che chi la riconosce, chi se l'assume, deve lasciare immediatamente, deve pagare con l'allontanamento dalla vita pubblica quella che è appunto la sua colpa politica, al di là della sua eventuale ulteriore responsabilità penale. E allora io contesto recisamente che noi abbiamo fatto supplenza. Sono gli altri che non hanno fatto quello che dovevano. Se la responsabilità politica avesse funzionato, noi avremmo processato degli ex. Il Palazzo di Giustizia di Milano sarebbe il Museo delle Cere. Di quello che vi accade non importerebbe nulla a nessuno, perché sarebbero stati tutti mandati a casa dai loro partiti. È la tragedia che sono rimasti avvinghiati alle sedie fino a quando non sono arrivati i carabinieri a schiodarli. Questa è la tragedia di questo Paese. Dopodiché i carabinieri e i pubblici ministeri sono il sostituto più efficace della sovranità popolare. No, assolutamente. Sono semplicemente, se vogliamo essere proprio brutali verso noi stessi... Davide, mi consente. Certo. E come la sua presidente Elena Paciotti, la quale ha detto ma quelli là sono eletti a Messina. E allora dico, provveda a portare fuori dell'alveo della sovranità popolare tutti gli elettori di Messina. Vede, quelli sono stati eletti a Messina, eletti adesso, e allora lei provveda a porre fuori dalla sovranità popolare tutti gli elettori di Messina.
Questo discorso ci porterebbe lontano, ma possiamo farne un accenno sostanziale. Sì, ho sentito dire di recente che l'elezione netta tutto e che se uno è eletto... No, non è che netta tutto, è che voi non potete sindacare l'elezione. Ma noi non possiamo... voi potete condannare l'eletto, ma non potete assolutamente condannare chi lo ha eletto. Noi è non diverso. Possiamo e non vogliamo sindacare l'elezione. Il nostro mestiere è semplicemente ricostruire come si sono svolti i fatti. E se qualcuno è riuscito per avventura a non far sapere di avere commesso certe cose, perché se i suoi elettori l'avessero saputo non lo avrebbero votato? Questo è sempre quello che si dimentica. L'avesse saputo da lei o dalla sentenza definitiva della Cassazione, ecco, procuratore Davigo? Arriviamo... Da lei o dalla sentenza di Cassazione? Arriviamo allora anche a questo punto. La presunzione di non colpevolezza vale nel processo penale, non vale per altre forme di responsabilità etica o politica. Che non la riguardano come Che non mi riguardano, ma riguardano i cittadini. Che non riguardano lei come magistrato. E il giorno che la riguardano come magistrato vuol dire che il sistema politico non funziona. Io la difendo perché lei esercita giustamente, senza saperlo, una funzione di supplenza, ma che indice della profonda crisi del sistema italiano, altrimenti sarebbe rilevante. E su questo siamo assolutamente d'accordo. Lei che svolge, questo... voi avete svolto, e io vi ho sempre difeso e lei lo sa, una oggettiva funzione di supplenza. Che lei ne abbia consapevolezza o meno non interessa. Che i dibattiti, che il processo Cusani sia più importante del Parlamento, dei dibattiti del Parlamento, significa che nel nostro Paese vi è una grave crisi della democrazia e della sovranità popolare. Su questo sono assolutamente d'accordo con lei. Ma voglio spiegarmi subito con un esempio, perché vede, quando io dico che la responsabilità politica, che può emergere dalle indagini, che non ha bisogno di una sentenza definitiva, perché è sotto gli occhi di tutti, no. E adesso ci arriviamo, le faccio un esempio. Un ex ministro al processo Cusani, messo a confronto con il signore che diceva di avergli dato 500 milioni, gli ha detto: quando me li hai dati, e quindi pacifico era che li avesse ricevuti, mi hai detto che erano soldi tuoi e della tua famiglia. Mica fesso. L'altro diceva che non era vero. Mica I processi stupido. Si fanno per questi dettagli. No, e per questo si attende la sentenza definitiva, perché solo in questo rientra la responsabilità penale. Esatto. Ma dal punto di vista del patto fiduciario tra eletto ed elettore, che cosa importava se gli aveva detto o non gli aveva detto sono soldi miei o della mia famiglia? Non era più al servizio del popolo italiano, ma di quel signore. Procuratore Davigo, il giorno che lei introduce questo argomento, lei sostituisce il processo giudiziario, che è volto all'accertamento dei reati, al processo politico, che è svolto, che è rivolto all'accertamento della responsabilità. No, scusate, politica. Scusate, voi io sto... lo dovete fare adesso. Scusate. Ma è lecito, anzi doveroso, che voi lo facciate, perché siamo in un periodo di grave crisi istituzionale. Il giorno che fossimo nella normalità costituzionale, quello che voi fate non sarebbe più lecito. No, fermatevi un attimo, scusate. Io consento questo dibattito perché credo che sia di altissimo interesse. L'unica cosa che chiedo, per cortesia, visto che non ho nessun potere di tutela legale nei confronti di questa assemblea, è che non ci siano gazzarre o, come dire, tifi da stadio. Cerchiamo di sentire questa discussione in maniera corretta. Scusi. Com'è? Infatti, sentirai Davigo dopo che sono smessi gli applausi. Grazie. Davigo, scusi. Grazie. Grazie. E forse diciamo la stessa cosa con tonalità diverse. Io dico che l'accertamento a fini penali è una cosa, il processo segue la sua strada. Non si può negare alla gente il diritto di trarre le proprie opinioni da quello che vede. Questa è un'altra cosa. Se io vedo il mio vicino di casa uscire da casa mia con il sacco dell'argenteria, non ho bisogno di aspettare la sentenza definitiva di condanna per togliergli il saluto. La sentenza definitiva di condanna attiene all'esecuzione della pena. I rapporti sociali si fondano su altre basi. E così anche i rapporti politici. L'essenza delle vicende giudiziarie è proprio questa. La gente ha appreso dalla cronaca giudiziaria, oserei dire più brutalmente dalla cronaca nera, che cosa era accaduto in questo paese.
Dopodiché la responsabilità penale è un'altra cosa. La gente non esprime valutazioni di responsabilità penale, non si esprime tecnicamente sulla sussistenza o insussistenza del falso in bilancio, sulla sussistenza o insussistenza del finanziamento illecito dei partiti. Si esprime semplicemente sul fatto che non sapeva che cosa era accaduto. E quello che è accaduto è incontroverso dal punto di vista storico, perché tutti i principali protagonisti glielo hanno raccontato e lo hanno ammesso. Questo è il problema. Ed allora certo che siamo in una situazione anomala, ma non siamo in una situazione anomala per l'anomalo intervento degli organi repressivi. Siamo in una situazione anomala perché la devianza era arrivata a livelli insostenibili. Fino a quando la devianza è marginale, siamo nella fisiologia della vita sociale. Quando a deviare sono moltissimi, qualcosa non va più nel sistema. E questo non è compito dei magistrati. Potrebbero al limite essere persino le leggi ad essere sbagliate, a non essere più consone al costume. Io continuo ad avere l'idea che sia il costume a non essere consono alle leggi e che debba essere il costume a essere cambiato piuttosto che le leggi. Però è un'opinione, come ammetto che ce ne possano essere tante altre. Certo che bisogna distinguere, ci sono reati e reati. E però io anche qui ho la sensazione che ci sia chi cerca di marciare su questa distinzione. Perché ogni tanto ci si dimentica che la legge sul finanziamento dei partiti, parlo della legge del 74, quella che contempla come delitto l'erogazione da parte di società di capitali di finanziamenti illeciti, primo fu approvata quando si scoprì un grande furto, quello legato ai decreti sui petroli. Venne approvata questa legge di fronte alla promessa non ruberemo più in cambio dei soldi dello Stato e per essere sicuri che non ruberemo più diamo una difesa penale avanzata, non ci sarà più bisogno di provare la corruzione, basterà provare che ci sono stati dati dei soldi illecitamente, salvo poi dire era una legge ipocrita. Come ipocrita? No, salvo poi a fare all'unanimità, cosa che la gente non sa, ma che lei sa benissimo perché abbiamo parlato, l'amnistia dell'89. L'amnistia dell'89, forse non pensavano ancora di essere presi, perché io dico sempre che Dio accetta chi vuole perdere. L'amnistia dell'89 fu approvata all'unanimità. Certo, ma perché non pensavano ancora cosa sarebbe accaduto se non l'avrebbero fatta per pene edittali più elevate. Non lo fecero peraltro, per coprire i denari che venivano dall'ovest e dall'est. Può essere. Certamente però, se avessero sospettato cosa accadeva, non avrebbero mai cambiato la Costituzione il 6 marzo del 92, prevedendo la maggioranza di 2/3 per varare amnistia e indulto. Quindi, perché probabilmente qualcuno si illudeva che il banchetto potesse continuare. L'ho chiesto io, lo so. Sì, certo, ma il problema non è chi lo ha chiesto, il problema è chi l'ha approvato non sapendo in quale tagliola si cacciava. Ora, io vorrei ricordare che il finanziamento illecito dei partiti è una norma che punisce meno severamente, badate, meno severamente, condotte che se non ci fosse questa legge sarebbero punite più severamente dal diritto penale comune. Non è vero che se non ci fosse questa legge sarebbe lecito prendere questi soldi, perché l'erogazione di denaro senza deliberazione dell'organo sociale competente si chiama appropriazione indebita aggravata per chi li dà e ricettazione per chi li riceve. La omessa iscrizione in bilancio si chiama falso in bilancio e sono reati più gravi, tranne l'appropriazione indebita, di quello di falso in bilancio, di quello di finanziamento illecito dei partiti. E allora io ho profonda pietà del mio paese quando sento dire, di fronte a una crisi di legalità di questa natura, e purtroppo, devo dire purtroppo, l'ha detto anche lei stasera, che tutto sommato bisogna distinguere tra chi ha rubato per sé e chi ha rubato per il partito. No, questo io non l'ho detto, dottor Davigo. Beh, ha detto che comunque no. Ci sono galantuomini. No, dottor Davigo, mi rincresce, questo non l'ho detto. Ho detto che ho segnato male. Che lei ha avuto il coraggio di ammettere che i reati che voi avete perseguito per lungo tempo erano depenalizzati e sono stati dichiarati e il pubblico ministero avuto il coraggio di chiedere l'archiviazione. No, io non voglio chi ruba per il partito e ruba per sé, io non accennavo. Allora siamo d'accordo anche. Assolutamente. Allora io sto dicendo, c'è il caso di un parlamentare di sinistra che ha avuto un contributo di 5 milioni, il cassiere ha sbagliato e gli ha dato un contributo di 5 milioni e 100 mila lire ed è stato incriminato. Io dico che questa fattispecie è ben diversa da colui il quale ha rubato 70 miliardi facendo il falso in bilancio. Certamente. Questo no. In un sistema politico chi ha rubato per il partito è lo stesso di chi ha rubato per tasche proprie. Anzi,
Direi che è più forse grave, più secondo grave. Il codice penale vigente è più grave. Forse più grave. E anche secondo altre valutazioni che non spetta a me fare. Ma allora dobbiamo chiederci, ne dobbiamo uscire perché, dice il senatore Cossiga, non si entra nella Seconda Repubblica se non finisce Tangentopoli. Sono d'accordo. Non è possibile che un paese sia governato da chi abbiamo già preso sol perché questi è in grado di ricattare quelli che non abbiamo ancora preso. Questa è una mina su cui il paese può avvelenarsi. Questa è la cosa più pericolosa che l'Italia attraversa. Allora ci sono tre possibilità di uscire da questa cosa. Continuare così per anni, con uno stilicidio devastante che può distruggere quello che resta della stabilità delle istituzioni che già non sono molto solide per conto loro. Si può spegnere la luce, sperando che così non sia più possibile distinguere tra pecore bianche e pecore nere, e sarebbe un'altra cosa devastante, cioè l'azzeramento delle responsabilità penali. Oppure bisogna cercare di far emergere tutto il possibile, il più in fretta possibile, magari anche sacrificando le esigenze di giustizia retributiva che qualche volta la gente invoca, introducendo ampi sconti di pena. E però le racconto un episodio. Una volta ci hanno mandato un esponente politico a interpellarci su che cosa bisognava fare secondo noi. Quando noi abbiamo esposto più o meno queste idee, la risposta è stata: ma siete matti, così prendete tutti. E di fronte al nostro stupefatto candore abbiamo detto: ma non so quale fosse più stupefatto candore, il vostro o quello del politico che è venuto da voi. E abbiamo risposto, ma era ancora presto, era solo l'estate, la primavera estate del 92. Abbiamo risposto: forse non vi rendete conto che prenderemo tutti lo stesso, ma ci impiegheremo solo un sacco di tempo, con conseguenze dirompenti sulla stabilità di questo paese. E non era difficile essere buoni profeti, perché ci rendevamo conto di che cosa ci stava esplodendo fra le mani. Ora, francamente, a volte veniamo colti anche noi dal panico, perché anche noi ci rendiamo conto delle conseguenze a cui tutto questo porta. E devo dire che tra le varie massime, tra i vari criteri di guida, me ne viene in mente una di Kennedy, che non può che essere l'unico parametro in cui in questa confusione totale noi come magistrati ci dobbiamo attenere, e cioè che l'essenza della moralità, ma direi di più, l'essenza del diritto, consiste semplicemente in questo, che ognuno deve fare il proprio dovere, quali che siano le conseguenze personali o collettive a cui tutto questo comporta. E quindi per questo noi continueremo fino a quando qualcun altro, qualcuno a cui spetta, non assumerà la responsabilità delle sue scelte, a fare semplicemente il nostro dovere, quali che siano le conseguenze. Quando si è messo un comunicato di tre giudici di Mani Pulite che dicevano che non bisognava accettare cariche politiche, quando l'amico Borrelli disse che le avreste accettate soltanto dalle mani del capo dello Stato, dimenticandosi che il capo dello Stato non può nominare ministro nessuno, e ipotizzando quindi una chiamata del potere giudiziario al potere esecutivo da parte del capo dello Stato. È una legittima espressione del vostro potere, ma quando si fa con un comunicato firmato da magistrati nella sede del potere giudiziario, vi dovete rendere conto che se poi vi accusano di svolgere attività politica, un po' li avete tentati. Posso rispondere io? Anzi. Questa è la domanda che farei se fossi da quella parte. Da questa parte, fortunatamente, non sono Presidente della Repubblica. E quindi la faccio io, perché siccome l'ha fatta rispondo lo stesso. Si sente? No. Provi questo. Dai, distrutto. Cioè, siccome la domanda comunque l'ha fatta, provo a rispondere. Intanto sono state messe insieme due cose che non c'entrano proprio niente: il comunicato e un'intervista. Il comunicato reca la firma di tre persone, l'intervista contiene le dichiarazioni di una di queste persone. Che è il procuratore capo? Che è il procuratore della Repubblica. Nel comunicato ci si limitava a dire, in relazione alla ennesima pubblicazione di notizie di stampa che davano per imminente la designazione a ministri di
due magistrati o di uno di essi, che comunque nessuno di quei magistrati avrebbe accettato di ricoprire la carica di ministro. Ma che cosa c'entrano i magistrati? C'entra Davigo, non i magistrati nessuno della procura. Nessuno di quei due indicati nominativamente Davigo. Non volevano. Ma non si fa il comunicato dalla procura, caro no, Davigo. No, era un comunicato personale. Di far politica era siete voi che le avete tentate. Senatore Cossiga, era un comunicato personale che recava tre firme. Se era della procura ce n'era una sola, quella del procuratore. Amico mio, allora vuol dire che se si riuniscono mille parlamentari e fanno un comunicato, diciamo che non è il Parlamento. Ma caro senatore, se uno dice no per le vie brevi, glielo scrivono sul giornale, gli dicono che deve dire no pubblicamente perché sennò continua la gazzarra, dice no pubblicamente, non lo doveva dire perché, insomma... Guardi che in Italia è obbligatorio solo pagare le tasse e fare il servizio militare. Fare il ministro non è obbligatorio. Se uno non vuole fare il ministro non si può obbligarlo. Ma non il magistrato della procura, il signor Davigo. Bene, il signor Davigo ha detto non voglio fare il ministro. E lo dice da solo. Il signor Di Pietro ha detto no perché i giornali collegavano le due cose ed era necessario rispondere. Davigo, glielo dico con molto affetto, lo dice da solo, non con i magistrati mani pulite, perché tutti i giornali, e io non ho nulla a che fare con i giornali, hanno scritto il comunicato della Procura della Repubblica dei magistrati di mani pulite, dice che non faranno i ministri. È servito a così poco quel comunicato che il Presidente del Consiglio ha voluto vedere Di Pietro per vedere se era proprio convinto. Ma questo non c'entra nulla che non sia servito, è che tutti i giornali hanno detto che avete fatto il comunicato. Ma scusate, perché si debba ritenere, non riesco a capire perché si debba ritenere Davigo infamante, io in questo non faccio nessuna parte, come dire, dell'ufficio stampa di Berlusconi, ma perché mai dovrebbe ritenersi infamante o appunto gazzarroso il fatto che un Presidente del Consiglio proponga a dei cittadini che ma chi fanno ha detto anche che i magistrati cioè, ma scusate, in quel allora comunicato c'era scritto che bisogno c'era di fare un comunicato così sentiva... reciso. Ma mi scusi, in quel comunicato c'era persino scritto che ci si sentiva onorati, ma che si riteneva per ragioni istituzionali che non sia lecito a un magistrato che conduce un processo di questo genere accettare un incarico politico. E cosa vuol dire che non è lecito? E lo stabilisce. Lecito eticamente, dottor Davigo, per la mia etica personale. Dottor Davigo, la sua etica personale le esprime in sede privata. Con magistrato lei parla esclusivamente con requisitori e il giudice con sentenze. Nei questo esercizio dei miei atti. Questo in uno Stato di diritto. Lei fa questo perché, detto onestamente, noi siamo in una crisi dello Stato di diritto. Se un magistrato inglese fa quello che vuole lei, viene invitato dal Lordo Cancelliere e tre mesi dopo il giudice non è più giudice. In uno Stato di diritto. Una domanda al senatore Cossiga. Il Lordo Cancelliere lo chiama. In uno Stato di diritto non c'è bisogno di chiamare i magistrati a fare i miei. Esatto, ecco, non siamo in uno Stato di diritto. La sua azione, il suo comunicato è giustificato perché non siamo più in uno Stato di diritto. In uno Stato di diritto non sarebbe giustificato. Comunque, dicevo, nel comunicato ci si limitava a dire che pur onorati non si intendeva accettare nessuna carica. Ma che cosa vuol dire pur onorati non si intendeva? Lo dica Davigo, non il magistrato della procura, caro Davigo. C'erano due firme. Il magistrato della procura non è legittimato a dir niente sulle funzioni del Presidente della Repubblica. Sono dispiaciuto di non avere qui il comunicato. Comunque... Scusi, io non mi intendo per niente di diritto, ma quando è stata fatta questa offerta ai giudici di Milano si aveva la sensazione non tanto vaga che stessero occupandosi di cose che riguardavano la famiglia Berlusconi. Secondo, si è avuta una motivata sensazione che in queste scelte ci fosse un po' un concetto, come dire, da carosello, essendo facce note, come ci sono facce note che incrementano il DAS, anche nel governo alcune facce di cui questa è un'interpretazione, no, un'interpretazione anzi molto personale, non politica, molto cronistica. La correttezza costituzionale. Sì, la seconda, una faccia politica. Una faccia pulita come Davigo in un governo ci sta bene. Vabbè, ma se invece sporca non ci ho interesse. Mi sembrava forse la richiesta qualcosa che può assomigliare quasi a un alibi. Io non trovo che fosse un grande onore proporgli una poltrona a questi due magistrati. Era una pericolosa tentazione e sono stato felicissimo di dirlo anche pubblicamente che abbiano detto di no in un paese dove quasi sempre dicono tutti di sì.